facendo. Sto con uno dei Sex Pistols. Io ho ragionato da spettatore. Io tutte quelle emozioni che ho ricevuto durante la visione nei cineclub, perché io mi sono formato nei cineclub, insomma, molti di questi film ancora dentro di me mi hanno segnato in qualche modo, mi hanno lasciato un qualche cosa. Io sono nato artisticamente qua a Torino, in Via Verdi. Il dottor Gambarotta, che era il direttore della sede Rai di Torino, mi fece chiamare e mi disse: si sieda, lei è consapevole di quello che ha fatto? Io dissi: no. Lei farà molto ridere, lei avrà un grande successo. Che ci fa con questi soldini adesso che ha guadagnato? Mi ci compro una macchina, la 127. Le posso dare un consiglio? Mi dica, dottore, non compri la macchina. Di qui a qualche mese lei girerà in macchina con un autista. Io dissi: dottor Gambarotta, lei è gentilissimo. Lei sta un po' fantasticando, gli ho detto, di volta tirando un po' troppo. Beh, stamattina che sono entrato con l'autista alle cose e mi hanno fatto una fotografia vicino a una telecamera dell'epoca, mi ha veramente toccato il cuore. Mi sono un po' dentro di me, mi sono molto emozionato. Ho detto: ma guarda te, Gambarotta c'ha ragione.